rabbia, il perdono non sono un sentimento. E questo è opportuno che noi ce lo fichiamo bene in testa. Non sono un sentimento, non sono sentimentalismo e non sono agiti sulla base di una spontaneità. Voi non sperate che il perdono in famiglia e la misericordia arrivino da un traboccare di un sentimento che mi viene da dentro. No, no, no. La misericordia e il perdono sono degli atti di volontà. Noi scegliamo. Vi parrà probabilmente un po' fredda questa definizione di misericordia e perdono, tuttavia se voi sperate che vi venga spontaneamente il desiderio di perdonare, sicuramente rimarrete delusi. Se invece vi mettete dell'ottica che la misericordia e il perdono sono delle cose che voi agite attivamente, beh, allora vi si aprono possibilità infinite. Perché allora a questo punto vi fate la domanda contraria, cioè chi mi può impedire? Chi me lo può impedire? Se dipende da me, chi mi può impedire di perdonare? Chi mi può impedire di rilanciare sempre il mio rapporto? Chi mi può impedire di voler bene mio figlio, che non è il figlio che desideravo? Chi mi può impedire di voler bene mio marito, che non è il marito che desideravo? E chi me lo può impedire? Non lo può impedire nessuno, perché è una cosa che dipende solamente da me. Allora, siccome compito di questa giornata è parlarvi un attimino di delle questioni che arrivano all'interno della famiglia, volevo usare quest'ora che abbiamo insieme per farvi uno schemino, ok? E per delinearvi gli ordini di differenza che ci sono all'interno della famiglia, perché così noi capiamo quali movimenti ci sono in famiglia e per quale motivo è necessario che noi attuiamo la misericordia. Don ha detto magari facciamo le domande alla fine, me le potete fare anche durante, c'è nessun problema, potete interrompermi quando volete perché tanto sono sposato e sono abituato. Non sono abituato a parlare, cioè stamattina ci sono riuscito perché ero in parrocchia sempre su e quindi ho parlato per un'ora e mezza a fine, però mi crea una sorta di disagio e non mi fa sentire a casa mia. Se voi invece mi interrompete mi sento più rilassato. Quindi, parliamo di famiglia, e la famiglia è un'organizzazione di relazioni di differenza. La prima grande differenza, se qua siete tutti etero, sono tutti etero qua? Sì? Insomma, il giorno dopo ci bisogna farsi, c'è stato un disegno di legge che ha smosso tutti i quotidiani nelle ultime settimane, anche quindi... Però vabbè, voi siete l'antica, siamo in una parrocchia, quindi suppongo se siete tutti etero, la prima grande differenza, il primo grande sistema di differenza, se ve ne siete accorti, è quello che vi sposate tra uomini e donne. E avete fatto caso che non è semplice. Ci avete pensato? Non è facile. È spontaneo, ma non è facile. Perché gli uomini e le donne sono differenti. E uso questa parola... differente e la uso al posto di diversi, perché diversi è una parola che mi rimanda ad un divergere, quindi ad un allontanarsi e faticare ad incontrarsi, mentre differenti è una parola che deriva dal latino di fero. E c'è qualcuno che si ricorda che cosa significa fero? Fero vuol dire? Portare, ferro, fers, significa portare, quindi essere differenti significa essere portatori di qualche cosa di nuovo, essere portatori della propria originalità. Io tengo famiglia e sono portatore sano di mascolinità all'interno della mia famiglia, di mascolinità, di paternità. Mia moglie è portatrice di femminilità all'interno della nostra famiglia, abbondante portatrice di femminilità all'interno della nostra famiglia. E questa differenza fa in modo che noi siamo... biologicamente ma anche psichicamente fecondi. Tante cose si dicono rispetto a questa differenza originaria, però sappiate che ogni cultura mette alla base proprio del proprio sistema questa differenza originaria tra maschile e femminile. Lo fa l'Oriente, se voi avete in mente quel grande cerchio diviso a metà, no? Il Tao, ce l'avete presente? Quello lì è che vi rappresenta l'armonia, l'armonizzazione degli opposti, quindi l'incontro delle diversità, delle differenze, ok? Maschile, femminile, il caldo, il freddo, la luce, il buio, eccetera, eccetera. Ok, se voi andate nella mitologia greca, trovate all'origine dei principi maschili e femminili, trovate
trovate Urano e Gea, che poi insomma Urano viene ammazzato da Crono, e quindi poi c'è Crono e Rea, quindi tutti questi principi maschili e femminili che si avviluppano. E poi allora ho chiesto a mia moglie, insegnante di religione, ho detto: beh, ma scusa, ma noi cattolici abbiamo niente che ci racconta del maschile e del femminile? E lei mi ha detto: certo, cavoli, c'è la Genesi. E quindi anche il mondo giudaico cristiano mette alla base, al fondamento, l'ha messo in Genesi 1 Dio, perché ha detto: tanto lo so che tanto leggono solo la prima parte della Bibbia e poi saltano il Vangelo, e quindi gliela metto all'inizio così capiscono subito. In principio Dio crea l'umanità, Adam, Anthropos, crea l'umanità e la definisce secondo due modalità di essere dell'umanità. Quindi crea l'essere umano, maschio e femmina li creò. Maschio e femmina, due modalità differenti. Lo sapete come si fa a fare un maschio? Voi avrete figli maschi e femmine, no? Sapete come si fanno i bambini? Non ne parliamo. Ma la differenza si situa lì. Si situa nel primo incontro tra un uomo grande con dei semini piccoli che gli vanno all'attacco. Uovo grande e semini. E già questo vi dà un'idea dei rapporti di forza che ci sono all'interno della famiglia. Perché questo uovo grande che fa paura, poi sceglie pure, non è che fa passare tutti, sceglie, come fanno le fidanzate, no? Voi se, vi sembra che siete voi a scegliere, ma in realtà sono le fidanzate che scelgono. C'è un detto interessante. In questo momento mi sto occupando anche di tutto il mondo della fiaba, perché la fiaba classica ci lavora direttamente nelle nostre strutture inconsce, e c'è una lettura che dice: è il principe che ha svegliato la principessa, o è la principessa che addormentandosi ha svegliato il principe? Il femminile è sempre questa modalità di fare le cose in maniera attrattiva. Ecco, si è sempre detto che il maschile è un principio attivo, il femminile è passivo. Invece non è mica vero, perché passivo è un'accezione negativa. La modalità femminile è recettiva. Il femminile attrae a sé, attrae. È in grado di avere questa energia grande di attrarre. Comunque, quando si uniscono questi semini, voi sapete che dal momento in cui uno riesce a passare, non sono più semini ma una cellula. E quella cellula lì si definisce secondo, abbiamo studiato le medie, XX e XY. Ok? E i maschi hanno? Fantastici. E quindi? E quindi campiamo meno, perché abbiamo pezzettini in meno. Abbiamo meno ricambio genetico. Anche qui da voi i maschi campano meno. Sembriamo più forti. Il mio professore di neurologia diceva che le donne sembrano più deboli. Le donne, diceva, nascono malate, vivono di medicine e muoiono vedove. Sembrano sempre di... E noi invece, belli forti, no? Tac! E duriamo meno. Ok, allora, duriamo meno e poi facciamo anche... Siamo un po' lenti, nell'elaborazione delle informazioni. Tant'è che anche la nostra Y non è che si sveglia subito. Si sveglia dopo 8 settimane della fecondazione. Per 8 settimane il corpicino di maschi e femmine è uguale identico. All'ottava settimana la Y si sveglia, emette una proteina che si chiama FTP, vuol dire fattore per la determinazione dei testicoli, che fa in modo che le gonadi, cioè le ghiandole riproduttive, vi sto raccontando di scienza, ghiandole riproduttive nelle femmine restano ovaie e restano lì dove erano prima, nei maschietti invece c'è tutto un lavorio per cui cavoli escono, tutta una modificazione genetica, per quello nasciamo un po' stanchi noi, perché abbiamo tutto uno scombussolamento, insomma, che escono sti testicoli che da quel momento per tutta la vita creeranno dei danni, che ci fanno dei danni soprattutto nella testa, perché cominciano a produrre testosterone. Il testosterone ci entra in circolo da quando siamo così piccolini nella pancia della mamma, ci modifica la struttura scheletrica, muscolare, tant'è che siamo differenti fisicamente. Infatti quando vi siete sposati vi siete accorti che i vostri corpi sono differenti, però avete fatto caso solamente agli aspetti esterni. Mentre il problema è che il testosterone ci entra nel cervello,
A noi maschi, tranquilli voi. Siamo noi modificati geneticamente. Noi siamo modificati geneticamente e il testosterone che entra nel cervello ha un effetto tipo idraulico liquido. Cioè, quello che trova brucia. I neuroscienziati hanno scoperto che brucia in particolare le aree dell'attenzione e dell'ascolto, ci vengono portate via, e poi ci brucia. No, è per dire, non è colpa loro, cioè, siamo così, ma non è colpa nostra. No, parlavo con le signore perché le vedevo più attente, e facevano così, dicevano, cavoli, ecco perché, ho visto che roba, che non capisce niente di quello delle nostre parti, ok? Allora, poi ci brucia una parte centrale qui che si chiama splenio, che in realtà non è, è cervello, in realtà è il sistema di collegamento tra gli emisferi. Che avete presente dov'è che è crollato il ponte, il Movimento 5 Stelle ha fatto una mulattiera che ci si mette 2 ore a passare. No, noi, il nostro cervello è fatto così. Cioè, noi maschi non è che siamo meno intelligenti, solo che abbiamo più difficoltà ad elaborare le informazioni quando cambiano velocemente di assetto. Perché il nostro cervello, poi, a causa del testosterone, il nostro cervello di maschi, è più grosso, più pesante, e abbiamo pure più materia grigia, sappiatelo. Però c'è meno materia bianca, cioè c'è meno collegamento tra le parti. Non c'è bisogno che siate sposati da tanti giorni. Un uomo medio lo capisce già che ha questo handicap appena entra dalla porta di casa il primo giorno dopo essere tornato dal lavoro. Sei andato a fare la spesa? Si picchia, cos'è che devo prendere? Aspetta che vado nell'area del cervello dove c'è la spesa. Guarda che dovevi passare da tua mamma. Porca miseria, la mamma ce l'ho tutta dall'altra parte della testa. Ora che arrivo ha già cambiato discorso. Sei sempre il solito. Il solito cosa? Te l'ha detto anche tua mamma domenica quando siamo stati là. Aspetta che ritorno dalla mamma. E cosa mi ha detto? Mi guardo in giro e dice, cosa ha detto mia mamma? No, cosa intendeva dirti? Porca miseria, no, non riusciamo a star dietro. Non abbiamo la velocità per star dietro ai pensieri che cambiano in maniera veloce. Per cui il marito medio in genere si piazza in mezzo e guarda la moglie e fa così con l'aria, come per dire, una ogni tanto dovrei beccarla nel discorso, nell'incertezza, tranquilla, buona un attimo, mi rimandi la lista della spesa per favore, così intanto vado fuori e ho possibilità di cambiare. È differente il nostro processo di pensiero. È differente la nostra modalità secondo cui noi diciamo di essere soddisfatti e tranquilli. Ok? Quando è che un uomo ha il massimo della sua soddisfazione? Quando guarda le partite. Perché? Cosa ci sarà di bello di guardare 22 deficienti che corrono dietro un pallone? Che non devo pensare. È una delle attività maschili con cui noi cerchiamo di liberare il cervello. Il nostro cervello è sempre troppo intasato per i nostri gusti. Noi guardiamo con invidia i monaci tibetani che ci mettono 5 anni per raggiungere lo stato di mente vuota e tranquilla. Non sono né sposati né lavorano. E noi dobbiamo ottenere questo stato sposati con figli, ok? È quello stato di beatitudine in cui stiamo guardando nel vuoto e rispondiamo alla domanda: cosa stai pensando? Si dice anche qua. A niente. L'obiettivo mio per stare bene è riuscire a non pensare a nulla. Ma non è possibile che non pensi a nulla. L'ho letto su Donna Moderna che c'è sempre del pensiero. Lo so, cara, ma se tu mi continui a parlare finché io cerco di pensare a nulla, mi disturbi della mia attività di provare a non pensare a nulla. E noi ci proviamo, partite, telecomando. Avete dei mariti che pigiano, che hanno il pollice selvaggio? Ok. Continuare a pigiare il telecomando è una sorta di elettroshock gratuito, perché la luce della TV
impatta sui nostri occhi fino a farli lacrimare, e a un certo punto ci troviamo che non stiamo pensando più a nulla, tant'è che se voi fate la domanda cosa stai guardando, cos'è la risposta? Niente, visto? Nemmeno la fatica di pensare a una risposta diversa. Cosa stai pensando? Niente. Cosa stai guardando? Niente. Abbiamo bisogno di liberare la mente vuota. Il cervello di un uomo è come un grande magazzino, un capannone. Qui mi hanno detto che avete i capannoni di scarpe. Quindi voi immaginate il cervello di vostro marito come un grande capannone con un corridoio centrale, delle scaffalature laterali con dentro gli scatoloni con dentro i problemi. Il mio lavoro da uomo è quello di essere, sono il mulettista. Io vado col mio muletto su questo corridoio, prendo lo scatolone, lo metto in mezzo, guardo cosa c'è dentro, risolvo i problemi. Cosa fanno gli uomini quei problemi? Ovvio li risolvono, altrimenti chiudo tutto o metto via possibilmente quella scritta girata dall'altra parte. Noi uomini i problemi li risolviamo oppure li dimentichiamo. Perché ogni mulettista, anche al secondo giorno di lavoro, capisce che per riuscire a muoversi non può avere il corridoio pieno di scatoloni. Se tu mi tiri fuori tanti pensieri e tanti problemi, finché io sto cercando di risolverne uno, alla fine non risolvo niente, perché mi trovo tutti gli scatoloni lì in mezzo. E i problemi familiari, in genere, sono problemi non risolvibili. O no? E non so mica come aggiustare una lavatrice, vero? Aggiustata, rotta. Un figlio che ti va male a scuola, non è che lo aggiusti. Sono problemi da attraversare. Da attraversare. E su questo noi abbiamo delle difficoltà, perché vorremmo accantonare tutto. Le donne no. No. Pensare niente io, ma scherziamo, ma neanche quando dormo. Le signore che non pensano a niente, no, no. Perché la loro testa, la vostra testa, non è un capannone. È rimasta come doveva essere in origine. Gli emisferi non si sono slegati, sono rimasti tutti collegati. E questo è uno spasso per i pensieri che continuano a girare. Tutti i pensieri girano, che non sarebbe un grosso problema che i pensieri girano, il problema è che escono poi. Perché non vi accontentate del fatto che girano. Perché la mente femminile, c'è una parola chiave, Simon Baron Cohen, se volete bibliografia, ok? Neuroscienziato, c'è una parola chiave che descrive l'architettura del cervello femminile. E la parola chiave è empatia. Il cervello femminile è strutturato per essere un social. Ha bisogno continuamente di condividere pensieri ed emozioni. Vediamo Facebook. Sì, infatti, io da quando ho dato Facebook alla moglie vedo che se ne sta più tranquilla. Però un po' mi preoccupa, se devo essere... Perché poi comincia ad avere tutto un sistema di interazioni... Perché il desiderio di una mente empatica è quello di condividere continuamente pensieri e stati d'animo. E questa è una delle prime grandi incomprensioni. Perché gli uomini parlano? Se parlano. Quando parlano? Gli uomini parlano per passare delle informazioni. Ok? Se io devo passarti una informazione, parlo. Altrimenti me ne sto tranquillamente zitto e guardo la partita. Perché le donne parlano abbondantemente? Per passare relazioni. Questo è un fraintendimento. Io penso che la moglie mi stia passando una informazione, mentre lei mi sta passando una relazione. Cioè vuole che attraverso il suo parlare io mi sintonizzi con il suo stato d'animo. Ci avete fatto caso? Perché se invece siete ancora di quelli che pensano che la moglie parla, io gli devo dare una risposta, le devo dare una risposta, sappiate che questa cosa qua in genere non funziona. Primo consiglio della giornata: non date alle mogli consigli non richiesti. Se la moglie viene con un problema, voi non fate i fighi, si dice anche qui, no, ci sarà qualcosa, di dire, te lo risolvo io, ok? No, perché le mogli sono produttrici di problemi piuttosto elaborate,
Quindi se voi ne risolvete uno, sicuramente viene capita uno di più grosso. Perché il problema non è che ti volevo dire il problema perché tu me lo risolvessi, che sono capace di risolverlo da solo. Io voglio che tu ti sintonizzi con il mio stato d'animo. Se la moglie sta male, non fate finta di stare bene. Se la moglie sta male, vedete di star male il prima possibile. Perché altrimenti per voi potrebbe essere un'agonia. Perché non c'è niente di peggio di lei che sta male e di lui che fa quello che invece risolve tutti i problemi, tutto baldanzoso, perché io ti distruggerò. Non posso sopportare che io sto male e tu stai così. Ok? Fidanzati qualche settimana fa, non ancora sposati, erano venuti per altre cose, però a un certo punto lei era turbata perché era stata in visita ad un suo amico malato terminale, era uscita devastata dall'ospedale, ha provato a contattare il fidanzato, il quale non si è fatto trovare, ovvio, e aveva percepito, noi uomini abbiamo una sorta di intuito per il malessere delle nostre compagne e cerchiamo di svignarcela, e dopo vi spiego anche perché. Insomma, lui ha detto, lui sosteneva questa tesi, se fosse capitata una cosa così a me, io avrei voluto starmene qualche ora da solo. Questa era la sua tesi. E lei, che non sapeva più come dirglielo, alla fine se ne è uscita con questa frase: ma perché io in quel momento lì volevo soffrire insieme a te? Questo qua poveretto mi guarda per dire, ma ho capito bene, voleva soffrire con me. Noi, prima ho detto che abbiamo due domande a cui rispondiamo niente. Purtroppo ce n'è anche una terza a cui vorremmo rispondere niente, che è: come stai? Perché noi abbiamo, noi uomini, dico, abbiamo la chiarezza dei nostri stati emotivi uguale a quella di un bambino di 11 anni. È vero, neurologicamente, con l'adolescenza, i centri di controllo delle proprie emozioni, sempre neuroscienze, passano dal cervello rettiliano, quello dentro, e vanno verso la corteccia, cioè verso la zona della consapevolezza. Ma questo cambiamento avviene solamente nelle donne. Quindi gli uomini, dal punto di vista della lettura dei propri stati emotivi, noi uomini, siamo piuttosto primitivi. Noi siamo rimasti a quando eravamo bambini di 11 anni. Che cosa fanno i vostri figli? Quanti anni hanno? 10. Ecco, 10 anni, stessa cosa. I maschietti di 10 anni come sono? Cosa fanno? Qual è la loro attività principale? Giocano a pallone, no? Pensano? Giocano? Avete capito? L'avete già capito quando organizzate le feste di compleanno? Che vi spaccate la testa di organizzare un sacco di giochi inutili? Caccia al tesoro? Non gliene frega niente. Fazzoletto bandiera, c'è sempre quello che va via per conto suo. Facciamo il quizzone e si mettono a dire parolacce. Non spaccatevi la testa a fare queste cose qua. Prendete 3-4 palloni, andate in cartoliere, li prendete, quelli che costano poco, e li buttate lì in mezzo. E voi ve ne state seduti marito e moglie sul divano a guardarli. O no? 3-4 perché li perdono, o li bucano. Stanno lì continuamente, giocano. Anche in agosto, io abito davanti alla parrocchia, anche in agosto. Tutti giocano proprio in mezzo alla polvere, sole, un caldo, giocano. Ed è lì che noi apprendiamo che cosa significa rapportarsi con uno stato emotivo triste, perché ci sono anche dei ragazzini di 10 anni che possono essere tristi qualche volta, arrivano lì sul campetto, magari hanno preso un brutto voto, papà e mamma hanno litigato. E allora che pensate voi? Che quelli che stanno giocando a pallone si prendono il pallone sotto braccio, fanno un semicerchio intorno e dicono: dai, facciamo un gruppo di mutuo aiuto, parlane con noi delle tue difficoltà. No, noi continuiamo a giocare. Ecco, noi continuiamo a giocare e apprendiamo. Perché quello lì se ne sta lì per un quarto d'ora al massimo. Poi, visto che nessuno lo considera, va a giocare con gli altri. E quindi apprendiamo. Hai visto? Se uno ha un problema, lo lasci stare e gli passa. Il problema è che poi noi ci sposiamo e pensiamo di fare la stessa cosa con la moglie. Avete presente? Noi abbiamo una valvolina che controlla lo stato emotivo della moglie quando entra dalla porta. E quando vediamo che è un po' turbata, in noi emerge il bambino di 10 anni. Cavoli, se gli è passata al mio amico che aveva problemi ben più grossi di lei, passerà anche a lei, quindi ci giriamo dall'altra parte. Facciamo finta di niente, che poi le passa. Funziona? Avete provato?
No, perché se fate finta di niente e poi vi rigirate dopo un quarto d'ora alla moglie, scoprite che cos'è l'evoluzione dei Super Saiyan. Vedete la moglie che è avvolta da una luce piena di energia che emette tutte le lucettine come Goku quando si trasforma. Vedete anche voi i cartoni? No, perché lei ha bisogno di condividere. Condividere. Ha bisogno di condividere lo stato emotivo. Questa è una delle grandi incomprensioni. Okay? Quindi la cosa che dobbiamo fare è non dare consigli non richiesti, ma sintonizzarsi, ascoltare. E voi direte: scusa, Marco, mi hai detto prima che abbiamo l'area dell'ascolto che è poco sviluppata, e allora la dobbiamo sviluppare pur essendo deficitaria. Però sapete che questa cosa ho scoperto grazie a mia moglie, che è molto utile. Cioè, ascoltare capendo poco è la miglior caratteristica di noi uomini nella relazione di coppia. Vi racconto anche un aneddoto personale, che lo racconto sempre, ma è perché ho studiato per anni a che cosa servissero gli uomini e non ho trovato niente, e me l'ha fatto capire mia moglie, la quale mi ha un giorno coinvolto, una sera tra l'altro, coinvolto in una discussione della quale proprio non mi poteva fregare di meno. Tipo: devo andare dalla vicepreside, come c'è qualcuno che ha sposato un insegnante? Cioè, sono, perché già moglie è una categoria interessante, ma moglie insegnante, guarda che devastante. Guarda. Dobbiamo fare un gruppo di mutuo aiuto, poi facciamo i mariti degli insegnanti. Perché si potenziano, si potanno tutto il giorno insieme ad altre donne, quindi ti vengono a casa potenziate, con dei problemi. Come dico sta cosa alla vicepreside? La dico così o gliela dico nell'altro modo? Alle 11:30 della sera, che ero lì che stavo cercando di liberare il mio corridoio, pulirlo bene, con il esatto, siamo cioè, spegniamo le luci. No, la moglie viene lì e mi chiede sta cosa. Piano. Moglie dopo 18 anni di matrimonio diventa moglie furba. Quindi l'approccio è: Marco, ascolta, tu che sei bravo. Fantastica, fantastica. Mi sveglia subito. Ma che succede? Ma dopo 18 anni di matrimonio anche marito diventa marito furbo, vero? Marco, mantieni la calma. Non sognarti di fare adesso quello che vuol dire le cose, di proporre cose tue, no, 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 no. Tieni un... Scusate, un marito etero, monogamo e fedele non ha tante scappatoie, quindi si deve attrezzare, vero? Portate pazienza. Allora, con quella che devo stare, no? Quindi, tieni un profilo basso, cerchi di capire dove vuole arrivare. L'accompagni dolcemente, chissà che stanotte si dorma tranquilla. E allora lei comincia a dirmi tutte le motivazioni a pro e a contro di una o dell'altra cosa. Io vado nel mio magazzino, prendo la bilancia e metto le cose. Alla fine avevo capito dove volevo arrivare. Perfetto, guarda, consiglio richiesto. Ok, in questo caso andava bene, consiglio richiesto. Ok, bene. Lei va a letto. Io vado a letto, lei mette la testa sul cuscino e russa. Io metto la testa sul cuscino e sto a guardare il soffitto. Perché, cara, se a luna c'ho ancora il magazzino tutto in attività, ora che tiro giù tutti gli interruttori, spengo tutte le luci, arriva mattina. Così, la mattina non ero molto sereno. Si va al lavoro, poi ci si ritrova a pranzo. Lei a pranzo mi dice che è stata dalla vicepreside. E ha fatto esattamente il contrario di quanto avevo detto io. Non so se mi è mai successo una cosa così. E allora tu che dici? Ma che cavolo mi fai perdere tempo? Che tanto fai sempre quello che vuoi tu. Non è una frase carina, eh? È una frase. Sì, certo. È stata. E io ero antipatico, ma lei era serena. Non so a che periodo del ciclo corrispondesse, ma era serena.
Poi anche quello del ciclo è una balla, eh? Noi studiamo le medie che le mogli hanno gli alti e bassi sulla base del ciclo, è vero niente, perché la mia dovrebbe avere un ciclo al giorno. Quindi non è una balla quella lì del ciclo, ok? Tanto tutte le sfumature emotive ce le avete in una giornata che è lo stesso. Allora, quindi alla mia insolenza, lei risponde serena e mi dice: ma no Marco, è perché quando io parlo con te mi capisco. Che significa? Ah, sì, cosa vuol dire? Vuol dire che io ti dico le cose come se io fossi convinta, ma solo quando te le dico io capisco se quelle cose lì mi vanno bene oppure no. E ci ho pensato un attimo, poi ho detto: che meraviglia questa cosa, ecco a che cosa servono gli uomini, a fare gli indossatori dei pensieri della moglie. Perché questo giochetto qua, con una sua amica, non poteva farlo. Per ovvi motivi, l'amica è furba, l'amica è empatica, l'amica capisce se le dice una cosa convinta oppure no. I due cervelli empatici che si uniscono creano una fusione. E la fusione crea anche una confusione. E quindi quando io, donna, sono indecisa e metto il mio pensiero indeciso all'interno di un'altra mente empatica, si crea una fusione in cui non riesco più a riconoscere i miei pensieri e i suoi. Con il marito questo problema non l'avete. Voi entrate nella sua mente, mettete un pensiero lì sullo scaffale a destra, fate un giro in bici attorno al capannone, andate a raccogliere dei fiori, tornate e il pensiero lo ritrovate esattamente lì dove l'avevate lasciato. E quindi lo potete riguardare e dire: mi piace questo? Sì, no, non so, ok? Allora, il cervello maschile nella relazione di coppia non serve perché siamo più intelligenti, ci mancherebbe altro che mi mettessi davanti a 200 persone a dire che gli uomini sono più intelligenti, no, ci mancherebbe altro, no, cioè, scherziamo, è scolinciato. No, proprio perché siamo meno intelligenti serviamo, cioè abbiamo meno velocità nell'elaborazione e quindi la nostra modalità sequenziale di porre il ragionamento aiuta il femminile a mettere ordine. Oh, no, non con una nostra attività, è proprio con una nostra passività. Per quello ho detto, è importante che impariamo ad ascoltare pur non dicendo quasi nulla. Ovvio, non pensando a dell'altro nel frattempo, perché lì le mogli se ne accorgono subito. Allo stesso modo in cui anche la mia mente si sviluppa attraverso la relazione con mia moglie. Io da quando sono sposato sviluppo pensieri che sono molto più ricchi rispetto a prima, beh, anche perché mi tiene la pressione piuttosto elevata, insomma. Uno dice, cioè alla fine fanno il matrimonio omosessuale, però cioè io li capisco anche. Io non ho mai litigato con un mio amico quanto litigo con mia moglie. Il problema è che l'amico non me lo porterei a letto. C'ho questo problema qua, però l'amico, insomma, stai tranquillo, non ti dice niente, non ti mette in discussione. Ecco, quindi maschile e femminile che si sviluppano. Ah, vi avevo detto che vi parlavo di differenze. Hai il tempo o no? Sì, perché io non guardo l'ora. 32 minuti. Ho 32 minuti ancora, sono passati 25 ancora. Ho ancora 25 minuti, ok, allora andiamo velocemente. Vi ho detto, la famiglia è un sistema di gestione delle differenze. Questa è la differenza più importante, ma ce ne sono altre due all'interno della famiglia. La prima è il maschile e il femminile, quindi la differenza sessuale. Dalla differenza sessuale si sviluppa la seconda forma di differenza, che è una cosa che riguarda molto voi che siete genitori. La seconda differenza è la differenza di generazione. Significa che si crea una differenza sul piano verticale. Che c'entra questa differenza e perché è necessario marcarla? Perché è opportuno che i figli percepiscano continuamente che sono su un piano differente rispetto ai genitori. Non dal punto di vista della dignità, perché siamo tutti degni allo stesso modo, ma dal punto di vista della funzione, o si direbbe tecnicamente, del peso sistemico. I genitori hanno più peso, beh, anche fisicamente, hanno più peso rispetto ai figli, a me ne facciate tanti, ok? E i figli devono sempre percepire di essere in quest'ordine di relazione in cui l'asse coniugale ce l'ha per la maggiore. I figli si provano sempre a mettersi in mezzo, eh? Ci provano da piccolissimi. Da piccolissimi vengono nel lettone, no? Facendo i cosiddetti metodi naturali, sono questi i metodi naturali. Prendi un figlio e te lo piazzi in mezzo, salvo che qualcuno li usa fino a 5 anni, 6 anni, tipo, e poi vengono da me. Dottore,
Ho un figlio di 6 anni e dorme ancora nel lettone con noi. Glielo possiamo portare? Così mi dice che problemi ha. Che problemi ha lui? I figli si mettono in mezzo. Anche i suoceri si mettono in mezzo. Beh, non nel lettone, ovviamente. Ma Freud potrebbe dire che anche dal punto di vista simbolico si mettono in mezzo anche lì. Ma la cattiva e buona notizia allo stesso tempo è che se figli e suoceri si mettono in mezzo alla vostra relazione, la responsabilità è vostra. Non possiamo dare la responsabilità ad altri. Possiamo casomai essere misericordiosi nei nostri confronti. Perché le persone occupano gli spazi che noi lasciamo vuoti. Quindi io vi parlerò di tanti sistemi di differenze tra oggi, ma la principale è l'asse coniugale, che voi avete la responsabilità di coltivare lungo tutto l'arco della vostra esistenza. Ok? Perché in questo momento qua facciamo un disegno, se avessimo una lavagna, quindi facciamo un rombo, mettiamo marito e moglie, cos'è, la diagonale minore, ok? Sotto i figli e sopra i suoceri. Più marito e moglie tendono a costruire un legame, più suoceri e figli se ne stanno nella loro giusta posizione. Non se ne stanno fuori dalle scatole, non esiste. In famiglia non si può far fuori nessuno. Più marito e moglie si allontanano, più figli e suoceri entrano dentro, entrano in mezzo. Ok? Quindi creiamo una famiglia bisacca. Quindi necessità di coltivare continuamente questa relazione qua. Relazione sul piano verticale, figli. Poi da adolescenti sono speciali a mettersi in mezzo, meraviglia. Come si mettono nelle pieghe del vostro rapporto che voi avete tenuto nascoste fino a quel momento lì, è fantastico. Ma poi le ragazze sono brave, sono molto più mature, fin da piccole, anche da preadolescenti. La mia tredicenne ha cominciato presto a dirmi: beh, tanto lo so che non mi dici sta roba qua perché ci credi tu, ma perché ti ha detto la mamma di dirmelo. Ci mette un attimo. Visto che prima abbiamo parlato del maschile e del femminile, vi spendo due parole, perché il maschile e il femminile sull'asse della genitorialità si sviluppano in padri e madri. Ok? Come siamo differenti come padri e madri? Padri e madri siamo differenti anche se in questo momento storico non abbiamo più la certezza rispetto ai ruoli. Se torniamo al secolo scorso, da cui sono partite tutte le teorie psicologiche, era molto facile. Il papà è quello che dà le regole, la mamma è quella che accoglie incondizionatamente. Ok? Oggi è difficile trovare qualcuno che sostenga ancora questa ipotesi, perché c'è stato il femminismo, perché c'è stata l'entrata massiccia delle donne nel mondo del lavoro, perché c'è stata una rivisitazione di tutto il maschile e anche un po' una capitolazione del maschile. Ok, o almeno uno scendere dal trono. Ok, allora in mezzo a tutte queste cose qua, secondo me è utile che noi comunque riscopriamo l'essenza della paternità e della maternità. E ve la sviluppo proprio in maniera veloce. L'essenza della paternità e della maternità. Quando voi ci pensate, dovete fare lo sforzo di sganciarvi dai vostri genitori reali, che sono delle persone.